L'intervento economicamente più consistente è la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze, ma ci saranno progetti per tutto il territorio della città metropolitana con operazioni attese da tempo, come ad esempio la rigenerazione della tenuta di Mondeggi di proprietà della stessa Metrocittà. Il PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, farà arrivare sul territorio fiorentino un totale di 157 milioni di euro, che andranno ad attivare 18 interventi in altrettanti comuni. I fondi del Piano di Ripresa Europeo saranno integrati da risorse degli enti e da altri piani di finanziamento, cosicché il totale dei progetti ha un valore che supera i 270 milioni. L'aspetto più positivo di questo piano è che queste risorse sono destinate a progetti di rigenerazione urbana, di inclusione sociale, di promozione culturale, quindi progetti che tengono insieme la tutela del territorio, la rigenerazione di patrimonio immobiliare, di quartieri, di comuni, anche delle cinture urbane e metropolitane, con attività legate proprio al welfare e alle comunità che insistono e vivono in queste aree metropolitane. Spero che il governo possa seguire con attenzione questo modello e utilizzare l'esperienza dei finanziamenti PNRR alle città metropolitane per implementare il rapporto tra Stato centrale e città metropolitane. Noi ci auguriamo che questo sia solo il primo passo di una serie di atti che anche all'interno delle prossime tappe del PNRR mettano le città metropolitane al centro dell'attenzione del governo nazionale. Sul versante sport, oltre alla già citata riqualificazione del Franchi, sono previste nuove piscine a Sesto Fiorentino e a Figline in Cisa Valdarno, riqualificazione degli impianti a Dicomano, un nuovo polo a Greve in Chianti, un ripensamento in chiave ecosostenibile dei centri sportivi a Borgo San Lorenzo, recuperi e riqualificazioni a Vicchio. Sul fronte cultura e inclusione sociale c'è appunto l'articolato intervento di rigenerazione da 52 milioni sulla tenuta di Mondeggi, la riqualificazione del quartiere di San Giusto a Scandicci, i progetti su Parco e Villa Rucellai a Campi Bisenzio, il recupero dell'ex ospedale di Sant'Antonio alla Strassigna, la trasformazione dell'ex caserma dei Carabinieri di Signa, la rinascita di Piazza Guido Guerra e il nuovo teatro comunale a Empoli, la riqualificazione del centro di Certaldo, il progetto Immaginari Futuri per il recupero e la promozione di Vinci, gli interventi sullo chalet del Lago di Londa e ancora le sedi dei rioni della Festa dell'Uva in Pruneta e il progetto sulle ex officine Stianti a San Casciano. Noi abbiamo fatto una scelta molto innovativa, ovvero abbiamo distribuito questi 157 milioni di euro su tutto il territorio, suddiviso per grandi aree, in modo da poter moltiplicare gli effetti di questi investimenti a favore di tutta la popolazione dell'area metropolitana, 1 milione di persone. Abbiamo dovuto rispettare ovviamente anche i criteri di vulnerabilità sociale stabiliti dall'Istat, per cui sono stati favoriti quei territori, quei comuni dove c'è un livello di qualità della vita mediamente più basso, in modo da usare questi investimenti per migliorare la qualità della vita dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese. Il sindaco metropolitano Nardella lancia l'allarme sui costi delle materie che rischiano di tenere le imprese lontane dagli appalti o di tenere fermi i cantieri. Non basta prevedere l'adeguamento dei prezzi a valle dell'assegnazione della realizzazione dei lavori. Bisogna farlo prima. Dobbiamo essere messi in condizioni di adeguare i prezzi direttamente nelle gare di appalto che si stanno predisponendo. Guardate, se lo Stato non ci consente di fare questo adeguamento dei prezzi con l'inflazione galoppante, il PNRR non si realizzerà. È matematico, non ci sono le condizioni. Questo è un problema nazionale. Se non c'è l'adeguamento, le ditte non lavorano, gli appalti ritardano e l'Unione Europea non ci farà sconti. Oltre ai singoli progetti, il piano sarà anche l'occasione per un rilancio complessivo della città metropolitana stessa. Questa è la prima grande occasione in cui possiamo accedere a dei finanziamenti importanti per realizzare quelli che sono gli obiettivi del piano strategico della città metropolitana e quindi migliorare la qualità della vita di tutti i comuni della città metropolitana e di tutte le nostre comunità. È stata e sarà
nel prosieguo sicuramente una grande sfida anche di progettazione per tutti i comuni coinvolti. L'obiettivo è quello di riuscire a regalare uno standard di qualità della vita ad ognuno dei nostri centri che sia appunto adeguato a quello di una città metropolitana.